Eccomi, scusate, stavo solamente convertendo le slide. Attivo anche un attimo la webcam, che così almeno mi potete vedere per un attimo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato prima di me. Ottimi interventi. Mi collego molto probabilmente anche all'intervento che ha appena fatto Flavia, riportando forse anche alcuni elementi legali. Che sono stati un pochettino, diciamo, tralasciati da molti e forse anche non compresi. Infatti, ho voluto cambiare, diciamo, la mia presentazione all'ultimo momento come, diciamo, risultato dello sforzo che ho fatto anche con tanti partecipanti qui a questa conferenza, di cercare di capire, ma diciamo, che cosa sta succedendo dal punto di vista della privacy, come viene, diciamo, capito diciamo, l'evento recente che è stato appunto l'implementazione di Privacy Shield e come si stanno preparando le varie, diciamo, organizzazioni a proteggere la privacy dei cittadini. Devo scusarmi di svariate cose prima di iniziare. Uno che molto probabilmente anche come Roberto, diciamo, sono fuori dall'Italia per un po' di tempo, quindi a volte mi risulta più facile parlare inglese o francese che l'italiano. Mi scuso anche del fatto che forse vi annoierò con, diciamo, tante riflessioni riguardanti delle leggi o comunque analisi, diciamo, di quello che è successo. E che, diciamo, come generalmente non faccio, ci sarà tantissimo testo sulle slide che presento, ma più che altro voglio che poi rimanga, diciamo, che verrà anche condiviso, diciamo, come promemoria o comunque come base di discussione e quindi eventualmente anche di evoluzione di quelle che sono state, diciamo, le mie ricerche. Di modo che appunto magari ci sia anche qualcuno che mi dica, ok, diciamo, tutto è corretto, oppure no, abbiamo trovato qualche errore e magari sarebbe bene, diciamo, collaborare per migliorare la situazione. A questo punto disabilito la webcam e parto con la presentazione. Come presentazione anche personale, eventualmente alcuni di voi probabilmente mi conoscono, sono, diciamo, stato impegnato a livello di informatica per, diciamo, un qualche annetto, buona parte di questi anni anche al di fuori dell'Italia, e mi occupo, diciamo, di sicurezza, privacy e cloud, al momento in Lussemburgo, dopo quasi una quindicina di presenza in Inghilterra. Appunto, vorrei parlare appunto delle problematiche relative alla privacy, perché diciamo ci sono stati in passato diversi eventi, diverse, diciamo, situazioni dove abbiamo visto che la nostra privacy non viene particolarmente protetta, specialmente quando si parla poi anche di trasferimento di dati o trasferimento di informazioni presso, diciamo, delle aziende o comunque delle nazioni dove c'è anche un concetto, diciamo, di innovazione e di business model che è ben diverso anche dai concetti che sono generalmente presenti in Europa. Cioè, quindi lì l'importante è fare profitto, l'importante è essere disruptive da un certo punto di vista. Le conseguenze poi dopo, vabbè, saranno un qualcosa che ci guarderemo poi a seguito. L'altra cosa, l'altra problematica è naturalmente anche dovuto alla situazione di, diciamo, di spionaggio o comunque di sorveglianza di massa che è stata implementata, diciamo, negli anni e che naturalmente ha portato anche lì a delle problematiche, dimostrando appunto che queste grosse corporation, diciamo, non sono poi del tutto affidabili dal punto di vista sia della collaborazione con questi, diciamo, programmi di spionaggio di massa, sia anche dal punto di vista di dichiarazione, diciamo, della sicurezza delle loro piattaforme, e che comunque non collaborano con queste, diciamo, con questi programmi di sorveglianza di massa. Come vediamo eventualmente qui anche sulla destra, un ragazzino a suo tempo, uno studente di legge, a un certo punto ha detto: ma qua c'è qualcosa di strano, diciamo, noi in teoria abbiamo delle leggi che dovrebbero proteggerci, ma diciamo alcuni di questi provider non rispettano queste leggi. E il risultato è stato che questo
quello che era appunto uno studente di legge, e oggi naturalmente è un professionista che conosciamo abbastanza bene, appunto Max Schrems, ha invalidato sia l'accordo internazionale di, diciamo precedente, Safe Harbor, e sia naturalmente l'accordo corrente, con le stesse, diciamo, motivazioni, le stesse problematiche. Le problematiche naturalmente sono dovute al fatto che appunto queste aziende non pensano, diciamo, a proteggere i nostri dati, ma loro vedono i dati come il petrolio, quindi qualcosa da monetizzare al massimo, e il problema è che poi, diciamo, il petrolio inquina, cioè quindi potete lavorare sui nostri dati, potete cercare di monetizzare i nostri dati, però diciamo ci sono dei limiti importanti. Qui, diciamo, brevemente tratteremo, diciamo, una delle problematiche fondamentali, diciamo, che, o principale che abbiamo al momento. Diciamo, c'è la parte di sorveglianza di massa, dove, vabbè, antiterrorismo, quello che volete, però poi alla fin fine subentrano anche degli interessi nazionali che spesso volentieri non riguardano solo, diciamo, la protezione dei cittadini, riguardano anche, diciamo, interessi economici, politici a livello internazionale. Diciamo, l'Echelon Affair è un qualcosa che è successo, diciamo, qualche anno fa, diciamo che c'era una delegazione parlamentare a livello di Parlamento europeo che ha dimostrato appunto che queste, diciamo, programmi di spionaggio interessavano anche, diciamo, interessi economici, quindi carpire informazioni per poi passarle, diciamo, ad aziende americane, e naturalmente questo continua anche per quanto riguarda, diciamo, interessi politici e cose di questo tipo. Quello sul quale comunque vorrei focalizzarmi un attimo è il discorso di capitalismo della sorveglianza, in quanto ci sono degli elementi, dei sistemi dietro, diciamo, a questo accaparramento di informazioni che sono, diciamo, spesso e volentieri molto dannose sia dal punto di vista economico, perché poi alla fin fine, diciamo, quando io so la capacità di spesa eventualmente di una persona, per fare un esempio breve, è naturale che quando viene sul mio sito per comprare l'assicurazione, per comprare il prodotto e cose di questo tipo, io in tempo reale so che posso fargli pagare 150 euro invece di 70, e quindi questo è quello che sta iniziando a capitare sempre più di sovente, in modo particolare al momento negli Stati Uniti, ma è qualcosa che stanno naturalmente spingendo anche in Europa. E poi naturalmente questo capitalismo della sorveglianza contribuisce anche alla manipolazione sociale, che è estremamente dannosa, quindi questo l'abbiamo visto con Facebook e con tante altre piattaforme collegate e correlate, che naturalmente tendono a manipolare i loro utenti per farli rimanere sulle piattaforme, per vendere più pubblicità, e quindi spingono naturalmente delle informazioni o dei gruppi controversi, spesso volentieri, proprio per aumentare, diciamo, la presenza appunto di utenti o di visualizzatori di queste informazioni, per vendere sempre più pubblicità. Partiamo, diciamo, con una problematica abbastanza semplice, ok? Ad esempio, capitato proprio anche a me personalmente, ho mandato un'email a una persona che diceva: ma io vorrei appunto evitare di utilizzare Microsoft Office Teachers. Dico: vai lì e scaricati LibreOffice. Poi mi dice: ma che strano, io ho aperto l'email e nell'email mi hanno aggiunto una specie di banner pubblicitario che mi riporta appunto a LibreOffice. Questo è strano, cioè questo già indica che l'email che io ho mandato, in questo caso, se mi ricordo bene, era appunto questa persona utilizzava Office 365, beh, c'è stato un qualcosa lì di dietro che dice: ok, leggiamo l'email, vediamo che cosa c'è dentro, facciamo un collegamento tra i link che ci sono lì e eventualmente il sito che c'è dall'altra parte, e nel frattempo naturalmente queste informazioni eventualmente vengono anche correlate e archiviate da qualche altra parte. Altra cosa, mentre navighiamo tutti quanti sui vari siti, beh, dietro questi siti c'è tutta una serie di tracciatori che permettono, diciamo, a queste organizzazioni di sapere sempre di più su di voi, che cosa fate, che cosa visitate. Vi dicendo, è uno di quelli, a parte naturalmente Google Analytics e cose di questo tipo, ce n'è veramente una marea, diciamo, di questi tracciatori. Uno semplice è Google Fonts. Io ho fatto un tweet per dire: ma
come mai voi del team digitale utilizzate appunto Google Analytics e Google Font sui vostri siti, che senso ha? Beh, la sorpresa è stata che proprio Google Font ci ha risposto, anzi mi ha risposto e dice: ma noi siamo il data controller. E quindi diciamo, noi trattiamo i tuoi dati semplicemente quando tu visiti una pagina, questa pagina ha i font caricati sopra. Diciamo che se uno dice vado su un sito di intrattenimento e cose di questo tipo, magari potrebbe anche essere accettabile, ma poi quando io vado sui siti delle nostre istituzioni, beh, vedo che tutte queste istituzioni, per qualche strano motivo, contribuiscono a questo capitalismo della sorveglianza, contribuiscono a passare dati costantemente a delle aziende che alla fine, cioè, che cosa hanno a che fare con lo Stato? Perché io devo andare a controllare, cioè, quando vado a controllare, diciamo, le ultime informazioni riguardanti il Covid sul sito del governo della salute. Beh, mi trovo tutti questi analytics, tutti questi collegamenti, diciamo, a un'azienda il cui mestiere principale è quello effettivamente di raccogliere informazioni e vendere pubblicità. Non ha granché di senso, magari non c'è pubblicità sul sito salute.gov.it o INPS o il MIUR o il lavoro o il governo.it, però diciamo questi contribuiscono a creare un profilo di quello che sono i miei interessi o le mie problematiche che contribuiscono naturalmente a danneggiare me personalmente. E questo naturalmente con il sostegno a questo punto di tutti i siti che mettono questi link, incluso appunto i siti del governo. Ed è una cosa sul quale io ho combattuto per tanto tempo, in modo particolare anche in Inghilterra, ma vedo che purtroppo in Italia sembra che ci sia, diciamo, un'assoluta ignoranza sulla problematica. Sembra. E naturalmente c'è molto che succede dietro le quinte, cioè quando io vado a vedere un sito, non è che uno dice, ma c'è solamente un tracciatore, vabbè, c'è Google, che già di per sé comunque non vorrei essere tracciato da Google. Io naturalmente come specialista ho i vari strumenti che mi permettono di cercare di eliminare questi collegamenti, anche se non è possibile, perché a volte questi collegamenti avvengono al di fuori della mia linea di controllo. Però dietro le quinte a questo punto abbiamo anche tutta una situazione con migliaia di partecipanti ai quali vengono passati i miei dati, comunque un mio identificativo sul quale posso essere ricorrelato tramite tante altre, diciamo, fonti di dati, e dicono: beh, Paolo sta visitando questo sito, quanto volete pagare per mandare una pubblicità a Paolo? Beh, in questo caso non ho alcun tipo di controllo su quello che succede. Cioè, quindi tutto quello che dovrebbe essere il GDPR, la protezione diciamo, dei miei dati, e beh, in questo caso tutte queste migliaia di connessioni, beh, non rispettano il GDPR, non rispettano la mia privacy, il mio diritto alla privacy. E su questo non c'è nulla che ci posso fare, purtroppo, perché Paolo, non su altri. vorrei interromperti, ma stiamo andando un po' lunghi, quindi ti pregherei di stringere un po'. Ok. Benissimo, allora vado molto più velocemente perché voglio arrivare appunto al sodo. Il discorso è: beh, chi c'è dietro il banner pubblicitario? C'è una valanga di aziende e alcune anche invisibili. Okay. Quello che succede poi a tutti quanti i nostri dati è problematico. Vedete le migliaia di collegamenti che ci sono su di voi da diverse aziende. Qui c'è Axiom, c'è addirittura Oracle, ma naturalmente dietro hanno la stessa rete, ce l'hanno naturalmente Adobe. Alcuni dicono: ma loro che cosa fanno? Photoshop? No, hanno un'enorme rete pubblicitaria, naturalmente poi Microsoft, Google e Facebook. E qui diciamo, solamente nel mesi scorsi c'è tutta una serie di casi giudiziari che riguardano questo tipo di aziende. Io mi domando: ma voi come fate a fidarvi di queste aziende? Okay? Dove vediamo che Facebook dice: non ce ne frega niente della vostra privacy, e diciamo gli utenti inglesi verranno trasferiti dal punto di vista legale negli Stati Uniti. Google finalmente ha un caso, tre casi, in tutti gli Stati Uniti, cosa strana ma vera, diciamo il posto più liberale al mondo, per antitrust, cioè veramente sta succedendo di tutto. Quello che sembra, diciamo, abbastanza tranquillo è che Microsoft, avendo molta più esperienza,
cerca di navigare sotto i radar per evitare di essere in un certo senso presa di mira, giustamente, perché ci sono molte cose strane che succedono anche sotto Microsoft, che vediamo a breve. E il problema è che sono tutti quanti collusi nella problematica, ok? Cioè, quando vediamo dagli ultimi documenti che sono usciti, e quindi dell'ultimo caso legale, diciamo, in Texas, che Google, naturalmente, come tutti gli altri, come succede da tanti anni, loro si ritrovano a cena e effettivamente concordano che cosa andare a fare. Quindi loro si spartiscono il mercato in segmenti, diciamo, di mercato specifici e dicono, boh, ok, adesso ci mettiamo d'accordo per cercare di minare il diritto alla privacy del resto del mondo. Questo è molto semplice, questo, diciamo, è ben documentato. Quindi dovremmo effettivamente iniziare a lavorare per tagliare questi ponti, ridurre al massimo questi collegamenti con queste aziende che effettivamente hanno dei business model che sono incompatibili generalmente con i principi europei. Premessa. Ci sono delle cose qui che naturalmente riguardano tanti aspetti legali, ok? Io non sono di formazione, diciamo, specifica un avvocato, anche se, diciamo, ho studiato un bel po' per quanto riguarda appunto diversi tipi di legge, ma quello che, diciamo, presento molto brevemente è quello che qualsiasi DPO avrebbe dovuto fare, dovrebbe fare per consigliare la scuola, il ministero o qualsiasi altra azienda, dire: signori, guardate che qua c'è un problema, il problema è presente da tanti anni, era prevedibile e sicuramente è stato prevedibile specialmente da queste aziende che hanno lavorato dietro le quinte per minare la nostra privacy, però vedo che molti DPO continuano a ignorare completamente le problematiche. Allora, riassunto, l'accordo Privacy Shield è stato invalidato. È stato dichiarato che le leggi statunitensi violano i nostri diritti fondamentali. Le clausole contrattuali standard sulle quali adesso questi, diciamo, giganti del web hanno trasferito, diciamo, le loro basi legali, no, non sono valide, diciamo, è una menzogna. Quindi non c'è nessuna base legale valida per trasferire i vostri dati, i nostri dati, negli Stati Uniti. E poi vediamo che il trasferimento e il trattamento spesso sono la stessa cosa. Hanno delle pratiche commerciali ingannevoli, quindi vediamo anche quando dicono sì, ma guarda che i contratti standard sono tutti validi, no, e hanno dei contratti che veramente hanno delle cose molto interessanti dentro. Allora, premessa, abbiamo una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Molti praticamente non lo sanno, vi ricorderei che i diritti sono una cosa che abbiamo adesso, una cosa che, diciamo, non è gratuita, non è permanente, in modo particolare se noi non lavoriamo tutti insieme per garantire che questi diritti fondamentali permangano e che non vengano semplicemente, in un certo senso, ignorati. Andiamo rapidamente a vedere, diciamo, la problematica che abbiamo avuto dopo la sentenza Schrems 2, quindi l'invalidazione di Privacy Shield, che in modo molto semplicistico, in un certo senso, hanno permesso, o comunque stanno permettendo alle aziende a queste aziende di dire: ok, la sentenza non ha di per sé invalidato le clausole che loro stanno utilizzando per trasferire i nostri dati personali, e quindi loro lo utilizzano come scusa per dire: beh, allora noi lo possiamo continuare a fare senza nessun problema. No, questo, diciamo, è una grossa menzogna, perché loro hanno solo letto un articolo ignorando tutto quanto il resto. Le clausole contrattuali a livello generale sono valide, ma in modo specifico non per i cloud provider statunitensi. Qui, scusate per tutto il testo che seguirà, ma, diciamo, poi queste slide verranno condivise per dimostrare appunto che la legge stessa e la sentenza e anche, diciamo, le raccomandazioni dell'European Data Protection Board e Supervisor dicono appunto che non sono valide. Quindi in questo caso vediamo che tutti quanti i vari articoli citati dalla sentenza dicono: signori, ci sono delle problematiche molto serie. In termini molto semplici, direi che una volta era facile invalidare queste clausole, perché c'erano tre punti, in modo particolare il punto A, che diceva: signori, se ci sono delle problematiche legali dove vengono trasferiti i dati, allora questo contratto non si può utilizzare, ma questo è stato eliminato, purtroppo, per qualche strano motivo.
dopo la sentenza Schrems 1. Poi vediamo comunque che riguardando anche le FAQ di EDPB, uno dice: ok, mi avvalgo dei contratti standard con un importatore, e dice: no, signori, la Corte dice appunto che ci sono delle leggi che non possono permettere un livello di protezione equivalente a quello che c'è, diciamo, qui in Europa. Quindi, praticamente, questo vuol dire che se voi utilizzate dei provider che sono soggetti appunto a queste leggi americane, beh, praticamente non vi permettono di essere conformi con il GDPR. In modo molto semplice, anche qui dovete implementare delle misure necessarie che in modo particolare, tipo Gmail, Office 365, cose di questo tipo, se non potete crittografare i dati prima che vengano trasferiti, signori, guardate che questi strumenti non sono validi. E questo lo dice naturalmente in modo molto chiaro anche EDPB. In questa sezione dice: signore, se non siete in grado di implementare misure aggiuntive che effettivamente permettono di proteggere i dati, no, bloccate completamente i trasferimenti. Ok? E naturalmente questo vuol dire che il trasferimento del dato non è effettivamente loro prendono i dati e se li portano negli Stati Uniti. Come dalla nota 22. Cioè, anche l'accesso da remoto è considerato un trasferimento del dato. Okay. Quindi, anche della questione 11, se non mi sbaglio, dell'FAQ di EDPB, conferma che se i tecnici Microsoft o se possono trasferirlo per questione di backup o per questioni tecniche, vi dicendo, questo vuol dire comunque che c'è un trasferimento di dati. Come potete utilizzare queste piattaforme? Beh, nessun problema. Allora, praticamente dichiarate molto apertamente agli utilizzatori e agli interessati che voi tranquillamente trasferirete questi dati dove i loro diritti fondamentali verranno comunque violati. Notificate il garante che comunque volete continuare a utilizzare queste piattaforme, oppure semplicemente convincete il governo americano a cambiare le loro leggi, perché il problema è tutto lì. Non è che noi abbiamo deciso di essere problematici, noi abbiamo dei diritti fondamentali che sono comunque dei diritti permanenti a livello europeo. Loro hanno delle leggi che dicono: ma noi vogliamo accedere ai dati ovunque loro siano. Beh, o troviamo l'accordo o cambiate le leggi, o comunque al momento è sempre una situazione abbastanza illegale. Poi abbiamo anche delle problematiche, diciamo, ulteriori relative ai contratti. Ma voi lo sapete che voi dovete, anzi, da contratto, chiedete alla Microsoft di trasferire i dati negli Stati Uniti o in qualsiasi altri paese dove loro hanno dei responsabili del trattamento. Cioè, voi avete firmato il contratto, anche se sul sito dicono: ma noi tanto proteggiamo i dati, quello che dice sul contratto è quello che legalmente è valido. E oltretutto mi domando anche per quanto riguarda le scuole, ma voi avete informato correttamente i genitori sul fatto che i dati dei vostri, diciamo, figli vengono poi effettivamente trasferiti violando appunto i loro diritti? E in questo caso comunque vediamo che anche nelle clausole contrattuali standard comunque la colpa e la responsabilità rimane sempre e unicamente con il titolare, quindi con l'azienda, con la scuola, con l'istituzione che effettivamente utilizza questi strumenti e anche l'investigazione fatta dai DPS per quanto riguarda tutte le istituzioni europee ha detto chiaramente: signori, ci sono grossissimi problemi, smettete di firmare dei contratti con la Microsoft perché il loro modo di fare dei contratti, di modificarli quando gli pare, ci crea delle grosse, grosse problematiche di compliance. Dacci la tua chiusura, Paolo, perché siamo arrivati Chiusura, veramente infatti con i tempi. vado molto molto velocemente sulla chiusura, le problematiche che abbiamo anche riscontrato è che c'è un'ignoranza enorme anche dal punto di vista dei DPO, quindi dei Data Protection Officer, che sono quelli che dovrebbero consigliarvi, dire: signori, qui c'è una problematica, dobbiamo appunto fare in modo di metterla a posto, perché non hanno la più pallida idea di che cosa stanno parlando, spesso e volentieri. E comunque non vogliono andare a dire al capo: signori, guardate che quello che stiamo utilizzando non è compliant e mette a rischio la privacy, diciamo, della gente che lo utilizza, della gente di cui noi parliamo. Quindi dobbiamo lavorare appunto sulla sovranità digitale, di cui probabilmente più tardi anche altri parleranno, appunto, che include anche la sovranità tecnologica, che
gli open data per il bene pubblico e l'interoperabilità per evitare che ci siano appunto dei blocchi dove c'è anche l'opportunità eventualmente di utilizzare delle piattaforme alternative. E qui chiudo dicendo, signori, non ditemi che non sapete che altro fare. Tutte le alternative sono disponibili, sono tutte open source, possiamo effettivamente clonare, diciamo, tra virgolette, tutti questi servizi con piattaforme open source e che quindi proteggono la nostra privacy oggi. Grazie.